Emanuele Pisaroni, 38 anni, è nuovo presidente del Consorzio Piacenza Alimentare. Laureato in Scienze e Tecnologie Agrarie e alla guida insieme al padre dell'azienda agricola Pizza Vacca di Soarza nel comune di Villanova, è stato nominato oggi nel corso dell'Assemblea Annuale dei Soci. Largo ai giovani, ha spiegato Sante Ludovico, che lascia il timone dopo due mandati, pur rimanendo past president e membro del direttivo. Il consorzio ha ottenuto ottimi risultati, soprattutto per quanto riguarda l'export, che nel 2018 ha raggiunto per la prima volta il traguardo degli oltre 400 milioni di euro. I numeri sono continuamente in crescita. L'anno scorso abbiamo avuto una crescita che mi spaventa un po' a dirlo, perché siamo cresciuti del 58%, quindi è un numero molto importante. L'anno scorso abbiamo toccato i 415 milioni di fatturato in confronto ai 240 dell'anno precedente, quindi c'è stata una crescita molto importante. I paesi che sono stati principalmente interessati a questi sono l'Europa per quello che riguarda i farinacei, il beccheri, eccetera, e gli Stati Uniti, che è stato un successo molto importante con i prodotti caseari. Il nuovo presidente punterà a consolidare i risultati raggiunti e a mettere in rete le aziende. Nel consorzio sono presenti grandi aziende e piccole aziende. Io penso che sia un buon connubio il fatto magari di vedere me come persona per poter rappresentare oggi il consorzio, sia anche per far sì che l'internazionalizzazione, cioè mission del consorzio, non sia solo all'estero, ma far sì anche che quando le persone dall'estero vengono qua da noi possano vivere Piacenza dalla grande azienda alla piccola azienda. Quindi penso che sia export possa essere anche questo. E quindi l'obiettivo è quello di comunque mettere in rete tutte le aziende del Consorzio Piacenza Alimentare, però vedendo anche che a Piacenza esistono tante altre realtà, più o meno piccole, dalle strade a tanti consorzi di tutela, e penso che il consorzio sia volenteroso a poter migliorare quella che è una collaborazione che già c'era, ma perfezionarla.